A Bruxelles i 28 hanno detto sì all'uso della forza militare per contrastare il fenomeno di trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo. Le navi da guerra della missione UNAFOR potranno fermare e ispezionare in acque internazionali le imbarcazioni sospette, arrestando i presunti trafficanti e, se necessario, distruggendo i barconi. A Ragusa sono intanto scattate le manette per 9 sospetti scafisti di nazionalità egiziana. Erano sbarcati a Pozzallo sabato dopo il salvataggio in mare a opera di una nave militare inglese di 131 migranti egiziani, la metà dei quali minorenni. Anche in Germania è linea dura contro i criminali che sfruttano il dramma dei rifugiati. Diversi arresti sono stati fatti al confine con l'Austria dopo che Berlino ha reimposto i controlli dei documenti alla frontiera. 2 uomini iracheni sono stati inoltre arrestati dalla polizia austriaca, sospettati di essere gli autisti del tir in cui domenica sono stati trovati ancora in vita 42 migranti, tra cui 5 donne e 8 bambini. La guerra ai trafficanti era stata decisa a fine agosto, all'indomani della strage che ha indignato l'Europa, quando in Austria 71 cadaveri erano stati trovati a bordo di un camion abbandonato dai trafficanti.